Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Scusatemi se non sono riuscita a girare video settimana scorsa, ma davvero non ho avuto proprio tempo. Sono stata impegnata al lavoro. Per chi mi segue su Facebook, ha letto un pochettino i miei sfoghi, perché durante i saldi, veramente, raga, per chi fa la commessa come me, è qualcosa di allucinante, veramente allucinante. Vi invito comunque ad andare giù nell'info box dove potete trovare tutti i miei contatti, così siete sempre aggiornate, perché sia su Facebook che su Instagram ci sono sempre. E quindi sono stata molto impegnata, diciamo, al lavoro. Quando tornavo a casa, il tempo di una sciacquatina veloce, poi scendevo e quindi non ho proprio avuto modo di girare video. Infatti, settimana scorsa vi ho caricato solo il topo. Oggi è domenica. Il tempo è un cesso, quindi a mare non sono andata e ne approfitto per girare qualche video per voi. Infatti, se mi vedete conciata allo stesso modo, non è perché ho fatto la cozza, ma perché è sempre lo stesso giorno e sto girando più e più video. Allora, la novità è che che vedete, sono le unghie cortissime, cioè io in 11 anni tipo ho 10 anni che mi faccio il gel, non ho mai avuto le unghie così corte, perché quest'unghia qui praticamente, come vi ho detto anche nel topo precedente, mi si era rotta a metà e quindi ho dovuto ricostruirla con il gel, non ci ho potuto fare neanche la tip e quindi ho abbandonato la forma a stiletto perché è deleteria per le unghie naturali, perché ogni botta che prendete vi distrugge l'unghia e sono ritornata alla forma square. Short square, come dicono le americane, e niente, per chi è interessata a questo rossetto insolito ma affascinante, è questo qui della Revolution che poi vi farò vedere. E niente, inizio con il topo perché ragazzi, no, non ce ne usciamo. Vi faccio vedere i 5 prodotti topo della settimana. Inizio con la palette della Revolution. Questa qui è la Redemption Palette Iconic, la 3, e praticamente è il dupo della Naked 3, cioè è proprio lei, identica e sputata. Ecco, così si vede meglio. Praticamente è proprio lei, ho utilizzato in tutta la settimana, si può dire, questa palette, anche questo trucco che mi vedete l'ho realizzato con questa palette qui, ed è davvero un'ottima, ottima palette. Non ve la swatcho perché ce ne sono di infinità di swatch sul web, anche fatti meglio, di questa palette qui. Costa 4 sterline, 5 sterline sul sito di Machilalia perché io ho fatto l'ordine insieme a Federica. E ho preso questa palettina, una palettina per una mia amica, quindi non ve la mostro, no, perché comunque non la posso sbocciare, non la posso aprire. E poi ho preso questo rossettino qua per provare un pochettino come erano questi rossettini qui della Revolution. La palette è davvero stupenda, mi ci sto trovando davvero bene, gli ombretti sono pigmentati. Praticamente la qualità è identica alle palette della MUA, della Makeup Academy. Infatti, secondo me sono sempre la stessa casa, la stessa azienda. Secondo me la MUA ha investito un po' in più sulla Revolution. Infatti, secondo me la tolgono proprio di mezzo, anche perché neanche al Cosmo è venuto e mi è sembrata strana sta cosa, quindi secondo me l'anno prossimo al Cosmo Prof troverò la Revolution e lo spero. Va bene, poi come secondo prodotto top è questa base che mi ha regalato Federica. Lei non l'usava perché aveva una palpebra grassa. Io che sono secca, non di fatto, cioè magari ho la pelle secca, e quindi ho tutto il viso molto molto arida. È un'ottima base per me praticamente. Io mi impappino da sola. Comunque è le shadow base della NYX nella colorazione ESB03. Non è la bianca, ma è questa colorazione qui, praticamente è il colore della mia palpebra. Mi ci sto trovando bene, l'applico con un pennellino, si stende benissimo, uniforma molto molto bene la palpebra. Non ho provato a utilizzarla tipo paint pot, per farvi capire, tipo ombrettino in crema per fare un trucco nude solo con il mascara, ci devo provare, però temo un pochettino che va nelle pieghette perché comunque è una base cremosa.
Mi ci sto trovando davvero bene e come potete vedere fa esaltare anche il colore degli ombretti, è davvero qualcosa di fantastico e ringrazio Federica perché è un prodotto che mi ha incuriosito da sempre ma non ho mai avuto modo di comprarlo e grazie a lei ho avuto modo di provare questo prodottino qui e lo adoro, lo sto adorando, infatti sto usando questo da quando ce l'ho come primer, l'ho sostituito al mio amato Love Stage di Essence ma è un ottimo ottimo sostituto se non migliore. Poi nei topi c'è sempre lui, il mio rossettino MAC Heroin. Io raga, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro. Anche se la gente mi guarda un pochettino strana, perché io abito, insomma, molte ragazze lo sanno che sono di Salerno. Per chi non lo sa, io sono di Salerno. Comunque, qua se hai qualcosa di insolito, non tanto cioè, solo a Salerno, al sud in generale, se che ne so, già stasera che uscirò con questo rossetto, la gente penserà: ah, quella è una spastica perché tiene il rossetto viola nero. Cioè, sono cose, guardate, che schifo a mille bestie. Comunque, Eroin, no? E lui lo adoro, veramente lo adoro. Faccio vedere, questo è il colore, ve lo sboccio, è questo viola stupendo ed è un matte davvero fantastico. È il mio primo rossettino della MAC, sono entusiasta di questo rossetto, è davvero stupendo. Anche vi ripeto, la gente vi guarda un po' così perché avete questo viola sparaflesciato sulle labbra, ma non me ne frega un cazzo, raga, scusatemi il termine, mi piace, mi piace, mi piace e lo metterò sempre, cioè con qualche trucco pure colorato, particolare, insomma, io lo metto perché mi piace. Poi, come altro topino, c'è questo fondo della Collection, perché pur essendo un fondo fluido, mi ha stupito il fatto che nonostante il caldo non mi fa sudare come una scrofa, perché come si può notare dalla mia persona, non sono andato un fottutissimo giorno a mare, passatemi il termine, perché il tempo qui è incerto, stamattina per dirvi pioveva, e quindi niente, non si è potuto andare a mare, non si è potuto fare una minchia. E praticamente sono qui a casa, e come potete notare sono bianca cadavere. Quindi sto continuando ad utilizzare fondi, BB cream perché comunque ho il viso bianco e onestamente non va bene. E quindi sto utilizzando questo fondo della Collection perché è molto molto leggero, si assorbe subito insomma sulla pelle, non è pesante e lo sto adorando ed è il 24 ore Fluid Foundation della Collection Professional. Ed è lo 00 Light. Già ve l'ho mostrato in altri video, però ve lo consiglio anche per il periodo estivo perché vi ripeto, siamo a luglio, comunque fa abbastanza caldo e mi ci sto trovando bene, cioè non mi fa sudare oppure non mi fa quelle, non so se vi capita quando voi mettete sui fondi, vi fanno quelle gocce marroni, a me non è così, sembra che ho la lebbra e so, tutto il fondotinta che praticamente si scioglie, questo qua non me lo fa e sono contentissima. Poi, come ultimo prodottino, ho voluto mettere un profumo perché lo sto adorando ed è quest'acqua profumata della Borotalco ed è un'edizione limitata delle Hello Kitty. Non so se la potete trovare, raga, ma ha un odore stupendo. È proprio bello fresco estivo, mi piace tanto. E nonostante il fatto non sia, diciamo, un profumo di alta profumeria, cioè tipo Chloé oppure che ne so, Narciso Rodriguez, questi profumi qua famosi, devo dire che è davvero buono, dura abbastanza e ha un'ottima, ottima fragranza. Sì, comunque si sente. Infatti, mi hanno chiesto che profumo avevo e ho spiegato che era questo profumo deodorante della Borotalco che ho trovato tempo e tempo fa. Infatti, mi auguro che riuscite a trovarlo anche voi perché è davvero molto molto carino anche il packaging, cioè la boccettina non si vede ma è di vetro rosa, è qualcosa di fantastico, il tappino rosa e poi c'ha questa scrittina Hello Kitty, è troppo troppo bellino. Poi, allora, adesso vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato. Allora, oltre al fondotinta che vi ho fatto vedere della Collection Professional, raga, scusate, ma tengo questi capelli il cesso, ma veramente il cesso. Comunque, ho fatto il fondotinta, cioè fatto in casa. Questa cosa l'ho vista da Federica, Dery Bruno.
Non so se l'ho detto, ma questo è sempre il topo in collaborazione con Fede. Cioè, raga, il caldo a me mi sta dando alla testa. Poi vi devo confessare che mio padre a tavola ha fatto: dai, beviti un po' di sangue di Giuda, che è il vino. Dai, qua, là, da là. Ho detto: papà, devo fare i video, mi fai andare a fare video come una rincoglionita. Infatti, secondo me, non ho detto che questo video è sempre in collaborazione con Federica. Quindi perdonatemi, ma il sangue di Giuda mi aiuta in capo, come si suol dire. E niente, ho fatto la ricetta che ha fatto vedere Federica. Allora, praticamente ho messo la mia crema idratante solita. Cioè, la verità, a me prima mi è uscito uno schifo, perché praticamente dovete stare lì a girare per far amalgamare bene il pigmento, cioè il fondotinta in polvere. Vedete, questa è la consistenza. Ora che ho le unghie, unghie corte, ce la posso fare, vi faccio vedere. Vedete? È molto molto leggero perché comunque è crema idratante con qualsiasi fondotinta in polvere voi avete. Io ho mescolato uno di Bath Cosmetics e un altro che tengo lì della Mediterranea Cosmetici. E praticamente il risultato è questo. Vedete, è molto molto leggero, però comunque vi posso assicurare che sul viso copre tutte le discromie. Ovviamente per chi ha problemi di brufoletti e roba varia non è che le copre, però comunque dà una parvenza, diciamo, tipo BB cream, va? Una bassa coprenza, però per l'estate va bene. E quindi sto utilizzando anche questa cremina qua che ho messo in questo contenitore. Cioè, dalla mano sembra che non copre niente, però sul viso vi assicuro copre abbastanza. E quindi sto utilizzando per tutti i giorni anche questa qui, perché sto utilizzando insomma la BB cream di Garnier, che non ve la faccio vedere raga perché ve la faccio vedere sempre. Questa qui è il fondo della collection. Poi vi faccio vedere il rossettino che ho sulle labbra, che ho abbinato con questa matita sempre della Collection Professional, ed è la Magnetic Purple 20 matita labbra. E vi faccio vedere l'insieme perché è davvero molto molto bello, perché ha solo questo qui, tende ad andare nelle pieghette a seccare le labbra. Comunque stiamo parlando di un rossetto da 1 euro e il packaging, raga, fa schifo, ve lo dico, perché già a me ho difficoltà a far uscire il rossetto perché si è rotto, senza parole, il packaging è pessimo. Comunque questo è il colore della matita. E adesso vi metto su il rossetto della Makeup Revolution ed è il Black Heart. Non ha un numero, però comunque fidatevi, è il Black Heart. Questi qui che costano 1 euro tipo. Ha un odore vanigliato, devo dire la verità. E questo è l'effetto. Praticamente mi ricorda tantissimo Cyber di MAC. Ovviamente Cyber di MAC è tutt'altra cosa, però non ci possiamo lamentare. E quindi niente, ho fatto questa combo qui, mi piace perché comunque la matita sotto permette di far durare di più il rossetto. Stiamo parlando sempre di un rossetto da 1 euro, vedete? Mi rimane così. Vedete, io giro a vagante. A vagante, a vuoto, nel mio dialetto, scusatemi. E poi sto utilizzando moltissimo questa qua, che è la cipria, quella lì uniformante della Physian Formula. Praticamente ne è rimasto uno sputo. Ecco, così si vede. È una cipria che io sto adorando perché non sbianca, uniforma molto bene l'incarnato, è fantastica. Infatti, quando la finirà, io non so che fine farò, perché sono certa che la Physian Formula non arriverà mai in Italia. È inutile che quello mi ha detto che veniva nell'OVS, può pure arrivare nell'OVS, ma nell'OVS a Salerno sono convinta che non la vedrò né mo e né mai. Quindi sarò una donna morta quando finirà questo prodotto, perché davvero lo adoro. Infatti, se mi volete consigliare una cipria uniformante, quella lì di Elf, la Complexion Perfection, come si chiamava, già l'ho provata. Volevo provare qualche altra tipologia di cipria fatta in questo modo. Non lo so, consigliatemi voi con un commentino. Mi fa sempre piacere, insomma, ascoltare i vostri consigli, sono sempre molto molto utili. E niente, ho usato questa qui.
Poi, sempre per quanto riguarda il corpo, Federica mi ha regalato questo olio di un'edizione limitata di Kiko, che penso sia quella nuova della Rio, lo Shimmering Body Oil. Praticamente è un olio che va messo sull'abbronzatura. Però, dato che non sono abbronzata, e ha questo colorino qua, vedete? Tipo marrone, questo qua è lo 02. Ho pensato, vabbè, mo me lo spiaccico per dosso in modo tale che ho una parvenza, vedete, quasi abbronzata. In verità non è un olio colorato, vedete? Cioè vi rilascia soltanto dei brillantini. Faccio vedere. Ha un odore, raga, tipo di burro di cacao, è qualcosa di assurdo, però vedete, un pochettino di colore ve lo dà, quindi ho detto vabbè, non sono abbronzata, quando mi metto i vestitini in particolare mi metto questo olio qui sulle gambe, così sembro un pochettino, vedete, un pochettino abbronzata. E quindi ho utilizzato questo. Ringrazio sempre Fede che mi ha dato insomma questi prodotti, sono praticamente delle beauty adoption perché lei non li utilizzava. E poi vi faccio vedere qualche altro prodottino che ho utilizzato, sempre di Kiko. Vi faccio vedere un nuovo acquisto e sono le Coral, no, le Gold Drops della Kiko. Queste qui le ho comprate a Napoli quando sono andata a trovare a Federica. Poi vi farò vedere, vi girerò oggi anche un video haul dove vi metterò un po' di tutto, sia l'ordine Revolution che alla fine già vi ho mostrato, però ve lo butto dentro così. E ho preso queste qui e una maglia, delle scarpe, insomma vi faccio vedere cosa ho comprato. E le ho prese perché mi hanno sempre incuriosito e stavano in offerta alla Kiko, quella lì a Via Roma, di fronte Mac, a Via Toledo, a 3 euro. E ho voluto prendere queste qui gold perché danno una luce assurda. Secondo me queste sull'abbronzatura sono paurose. Ora vi faccio vedere perché se le trovate in offerta vi consiglio vivamente di comprarle. Io mi sto inguacchiando. Riuscite a Simona? Vedete che belle? Sono spettacolari. Danno una luce, raga, stupendi. È davvero stupendo questo prodotto. E poi questi brillantini qua durano tantissimo. Sono davvero una figata pazzesca. Li ho presi oro perché ho pensato a quando mi abbronzerò e quindi perché ci sono anche rosa e sono bellissimi, però ho detto vabbè, quando mi abbronzo li prendo oro che sull'abbronzatura risaltano di più. Poi io adoro i brillantini. Mi voglio pulire un attimo la mano, raga, perché è tutta inzevata. Allora, fa un caldo allucinante perché poi dovete capire che stamattina è venuta tipo l'alluvione universale. Poi cosa è accaduto? Adesso c'è un sole che spacca le pietre. Va bene, provo a prendere per il culo questo tempo. Se vabbè, tanto male che vada, mi vado a schiattare di lampade, cioè due sono le cose. Vi faccio vedere il rossetto di MAC. Questa è la piazza del rossetto di MAC, raga, ho detto tutto. Cioè non va via, cioè il rossetto di MAC vi dura anche il giorno dopo, con tutto che vi struccate con lo struccante bifasico, vi ho detto tutto. E poi vi faccio vedere, vi voglio un attimo asciugare la mano perché vi voglio far vedere anche qualche altro sbuffettino. Vi prendo gli ultimi prodottini. Allora, sempre tra gli usati, ho usato questa palettina qui della Studio Makeup che ho preso al Cosmo Prof per soli 5 euro, in particolare. Ho utilizzato questo color taupe qui, che è stupendo. La gioia delle unghie corte è che potete fare, vedete che figata pazzesca, è un taupe rosato spettacolare, super super scrivente, davvero fantastico. E l'ho abbinato con un loro matitone. Ce la farò? Allora, ah, ecco perché sono un idiota, sono un idiota. Va bene. Con un loro matitone che è il Total Intensity Prestige nella colorazione 06 Meteorite. Questi qui sono prodotti, diciamo, americani, non so se.
lo potete trovare. Comunque, vedete, è questo qui, praticamente è lo stesso colore, perché in questi periodi qua sto facendo i trucchi monocolore, pure questi trucchi semplici che mi vedete, perché non ho molto genio, la verità, perché sto nella modalità rottura di palle, da saldi, cioè io non vedo l'ora di andare in ferie perché mi sto esaurendo. Cioè, per dirvene una, un signore ieri è entrato nel negozio e ha chiesto se avevamo palle a mio padre, poi non vi dico che cosa ha risposto, per tipo battuta, o un altro che mi ha chiesto un zoomino veloce, ditemi voi che cosa io potevo dire. Cioè, uno che entra e mi fa: mi scusi, ha un zoomino veloce, io che cosa dovevo dire? Comunque, va bene, scusatemi sfoghi contro i clienti idioti, però davvero sto impazzendo. Poi ho utilizzato anche questa matita per labbra che mi ha regalato Federica, ed è la Studio Secret L'Oreal nella colorazione 023 Pink, ed è un rosa perlato molto molto particolare, vedete? E l'abbino un rossetto che come una cogliona mi sono dimenticata di prendervi per farvi vedere. Comunque è davvero molto molto bella questa matita, e l'ho utilizzata anche all'interno della rima nell'occhio, con l'occhio verde, con gli occhi chiari, risalta tantissimo l'iride dell'occhio, qualcosa di fantastico. Poi un altro matitone che ho usato anche questa settimana è questo qui di Essence, il Big Bright Eyes, ed è un matitone illuminante che io lo utilizzo sugli occhi e poi ci passo, vedete, questo qua, e ha delle pearlescenze rosa fucsia, e poi ci passo su degli ombretti e creano delle pearlescenze e dei colori molto molto particolari. Vi ripeto, faccio sempre la palpebra monocolore e vado ad utilizzare questo qui, poi ci metto sopra un marroncino, insomma quello che mi capita, e comunque dà all'ombretto anche un altro tipo di sci, cioè di finish, non vi so spiegare, cambia comunque il colore, lo rende più bello e particolare. È molto molto carino questo matitone qui, ed è lo non ha un penso sia non ha un colore, perché è unico, credo, perché non porta lo 03 Funky, questo qui. E poi, come ultimo ma non per importanza, è questo eyeliner qui di Kiko, che è davvero fantastico, sempre me l'ha regalato Federica, ed è il Tropical Waterproof Eyeliner. Io un eyeliner blu così non ce l'avevo, ed è qualcosa di bellissimo. È un eyeliner waterproof, vi faccio vedere, ovviamente la riga mi è uscita sempre uno schifo, però guardate che bello che è, stupendo. E lo adoro, abbinato ad un trucco nude, è qualcosa di fantastico, raga, davvero bellissimo. Lo strucco subito, se no non va via. E ve lo straconsiglio anche perché ho visto che da Kiko gli eyeliner e l'olio che vi ho mostrato sono in sconto. Le altre cose di quella collezione lì hanno detto che non le metteranno in sconto, non ho ben capito perché, comunque così ci hanno detto a me e Federica, e questo è così vi dico. E nulla ragazze, questo è quanto, per quanto riguarda il topo della settimana più gli usati. Io mando un bacione a Federica, mando un bacione a voi, vi ringrazio perché sopportate i miei scleri e insomma vi ringrazio per la pazienza, perché comunque è una settimana che non giro video, e grazie comunque. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ragazze. Continuo a girare i video per voi. Un bacione, alla prossima, ciao!